Ha chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Allora, come recita il punto, sembrerebbe che a Taranto si voglia garantire la pubblica incolumità, la sicurezza, ed è giusto che sia così. Questo però a parole. Possiamo e potete certamente intervenire in vari ambiti attinenti la sicurezza. Io mi permetto di dire con riferimento a situazioni, diciamo, di serie B, meno impattanti, riguardo a quello che è il dramma, l'olocausto della grande industria. Questa amministrazione comunale, al di là dei proclami di transizione ecologica, non ho ancora capito che cosa significhi. Vorrei sapere in che misura e in che modo riesce a presentare, a documentarsi prima ancora che presentare un piano e quant'altro, rispetto a quelli che potrebbero essere e già sono stati i disastri della grande industria. Forse da parte di questa amministrazione è molto facile farsi forte con i deboli e poi purtroppo parallelamente debole con i forti. Una situazione certamente strana, perché come detto sentiamo parlare di transizione ecologica, di accordo di programma e poi abbiamo lì una bomba. Abbiamo una bomba che potrebbe esplodere da un momento all'altro. E questa bomba non è soltanto l'ex Ilva, Acciaierie d'Italia, come la volete chiamare, ma ormai c'è di tutto in questa città. E alla fine finiamo e finisco per ripetermi, ma come si suol dire, come dicevano i latini, repetita iuvant, visto che dall'altra parte evidentemente il silenzio regna sovrano, perché come detto c'è l'ex Ilva, c'è l'Eni, c'è Temparossa, ormai si vogliono fare anche i rigassificatori galleggianti, i dissalatori, insomma la sicurezza del territorio è affidata soltanto a qualche previsione piccola che magari questa maggioranza andrà ad approvare questa mattina, ma i veri drammi, le vere emergenze ambientali, quelli che potrebbero essere davvero i disastri, e la mia non è certamente speculazione o enfatizzazione, beh, rispetto a questi grandi drammi, a questi interrogativi inquietanti, c'è una sorta di una posizione passiva, una posizione supina, un fare, un promettere, si fanno anche addirittura gli accordi con l'Eni, le royalty, e poi vediamo, perché a me non interessa niente avere le strade asfaltate dall'Eni e i marciapiedi rifatti, quando poi abbiamo le emissioni penetranti e gravi dell'Eni. Insomma, sinceramente poi, anche considerando il lavoro delle commissioni, non il lavoro perché le commissioni lavorano, per carità di Dio, ma considerando gli strumenti, i documenti che vengono forniti alle commissioni, beh, i consiglieri non è che hanno molto su cui potersi documentare. Per cui io ovviamente esprimerò un voto negativo, un voto contrario, sfavorevole. Grazie. Grazie consigliere Abate.